È un lombardo di Lodi, il primo deputato positivo al coronavirus. Da martedì si trova in isolamento, lo abbiamo al telefono. Saluto l'onorevole Claudio Pedrazzini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Anzitutto, onorevole, come sta? Ma bene, direi bene, a parte un lieve raffreddore e qualche linea di febbre che si alterna momenti presenti e momenti assenti, e per il resto devo dire tutto abbastanza controllato, ecco. Ecco, il coronavirus, lo ricordiamo, non guarda in faccia nessuno, ovviamente le precauzioni, il sistema anche di precauzione che è scattato all'interno della Camera dei Deputati, della quale lei fa parte. E come pensa di essere entrato in contatto con il virus? I politici, si sa, incontrano per lavoro molte persone. Lei si è fatto un'idea? Guardi, io tra l'altro arrivo proprio da un territorio che è stato il territorio da cui è partito il primo focolaio, e quindi essendo presente e avendo gestito dei rapporti sempre a livello istituzionale per seguire le attività, per cercare ovviamente di gestire anche questa emergenza che si era manifestata, probabilmente in qualche situazione c'è stata la possibilità di essere avvicinati e quindi contagiati. Ricordo che anche lo stesso prefetto di Lodi è risultato positivo al tampone, gestendo poi le attività sempre con molta prudenza, però purtroppo sono situazioni che talvolta non si riescono a salvaguardare anche con le dovute precauzioni. E poi essendoci stata questa manifestazione di febbre sospetta che si alzava leggermente, poi scompariva, poi si alzava, poi scompariva nuovamente, e dovendo poi organizzare nuovamente la settimana di lavoro, lunedì abbiamo preferito prudenzialmente fare un tampone di verifica, cui è risultato la positività. E questo ha permesso comunque di mettere in salvaguardia anche tutta la situazione all'interno dell'istituzione della Camera, perché mai avessi fatto quel tampone, probabilmente non certo, avendo manifestazioni di febbre, avrei potuto essere presente e quindi la situazione avrebbe potuto anche degenerare. Assolutamente. Le risulta che altri deputati siano stati messi in quarantena? No, allora, sono state prese delle precauzioni con alcuni deputati che sono diciamo vicini nelle postazioni di banco in aula al sottoscritto e che sono colleghi, altri invece nella commissione, nella 12ª Commissione Affari Sociali e Sanità che io seguo. Per cui prudenzialmente sono stati avvisati questi colleghi, è stato chiesto loro nella giornata di ieri di non presenziare i lavori proprio per la prudenza e per cercare di fare tutti i controlli necessari, e quindi questo ha permesso di avviare tutte le procedure di sicurezza per salvaguardare anche l'integrità degli altri colleghi. Senta, onorevole, in pochi secondi, condivide questa ulteriore stretta del governo Conte? Assolutamente sì, anche perché abbiamo visto che la situazione è cambiata rapidamente giorno per giorno, quasi ora per ora, per cui dai primi provvedimenti che forse erano più determinati da osservare una situazione nella speranza che si potesse migliorare velocemente, si è arrivati a questi provvedimenti molto più stringenti, necessari anche perché è maturata la consapevolezza che o oggi si prende la giusta responsabilità nell'affrontare questa pandemia, o altrimenti il rischio di trascinarsi una situazione fuori controllo sarebbe troppo lunga, e poi il prezzo lo pagherebbero gli italiani davvero con dei sacrifici che oggi non possiamo permetterci. Quindi onorevole Pedrazzini, grazie, auguri di pronta guarigione non solo a lei ma alle migliaia di cittadini che hanno a che fare con questo virus. Atteniamoci con attenzione a tutte le precauzioni per evitare la diffusione del contagio. Grazie onorevole Pedrazzini. Buongiorno.